Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Lamber e oggi siamo qui su Tomb Raider. Nello scorso video siamo arrivati fino in cima alla torre e abbiamo fatto arrivare qui un aereo che però si è schiantato. In questo episodio dovremmo cercare di salvare uno dei due piloti che si è schiantato. Hola Roth, ancora non mi spiego come tu sia arrivato qui, comunque non mi faccio domande. Quindi cerchiamo di andare a salvare questo pilota che se non sbaglio è arrivato, no, è atterrato lì. Sì, infatti c'è anche il segnale e il gioco me lo indica pure. Quindi per ora possiamo solamente scendere utilizzando il potenziamento che abbiamo sbloccato lo scorso video. Adesso possiamo mettere qua le corde e scendere. Ovviamente, come ha fatto Rotta ad arrivare qui se c'erano pure i russi? Allora, sono tre tutti in fila. Mi sa che è meglio usare la mitraglietta. Ok, due credo uccisi. E anche il terzo. Ok, no, ancora questo qui era vivo. Vabbè, questo qui è stato un combattimento veloce grazie alla mitraglietta. Per esempio, già usando la pistola ci avrei messo più tempo. C'è qualcuno in ascolto? Rock. Ah, è Reyes, credo. Ok, sì. Abbiamo seguito degli uomini in una specie di città. E gente fuori di testa, Roth. Cosa stanno facendo qui? Non lo so, e forse non voglio saperlo. Novità su Sam o Whitman? Non ancora. Ah, pure Whitman è andato disperso, vero? Me l'ero dimenticato. Ok, proveremo ad avvicinarci un po'. Restiamo in contatto. Non vedo nemici per ora, quindi boh, per ora prendo anche un po' di collezionabili. Tra cui i materiali che ci sono qui fuori, anche mi sa che... 2 su 2 componente dell'arco. Modifiche disponibili. Mi sa che appena arriveremo all'accampamento lo potremo sbloccare. E qui, come stavo per dire, c'è un altro collezionabile. Fiale di questo tipo venivano usate nel campo. L'arte erboristica penso contenga funghi maitache, utili per il sistema immunitario. Funghi maitache. Accendiamo quest'altra statua del Buddha, che nello scorso video ne avevo ucciso un'altra. Ce ne sono 10 in totale, però mi sa che non le troverò mai tutte. Cosa è esploso là? Ho sentito un'esplosione. Sperando che sia un'esplosione a random e non un'esplosione fatta dai russi, io continuerei. Allora, voglio vedere. Mi dispiace un botto fare questa cosa, però volevo provare a fare una roba. Appena si ferma, se si ferma, volevo provare ad uccidere uno dei due conigli. Qua c'è un altro collezionabile, mi sa. I tesori GPS, sì, sono 15, vabbè. Mi dispiace. Mi dispiace davvero tanto. In teoria dovrei poter riprendere la freccia anche, no? Sì? L'ho ucciso in un... Credevo che mi poteva dare qualcosa. Raga, mi sento un pezzo di merda. Allora, se scendo qui... Dove andiamo? Non lo so. Ma aspetta, questa qui... Oh, questa qui è la zona dello scorso video. Forse di due video fa. E là c'era Roth. Quindi lui è salito fino a qua sopra, partendo da là sotto. Però ancora non ho capito come ha fatto ad arrivare fino a qui. Io vado un po' ad esplorare la carcassa dell'aereo e poi torno su. Father Matthias ci libererà. Abbi paura dei demoni. Ma sta cosa prima non c'era. Significa che l'hanno messa adesso? Un altro collezionabile anche. Ok, ho fatto bene a scendere qui. Doveva essere di un marine americano. Chissà se c'era un intero contingente. Questi segni sono i nemici uccisi o gli alleati morti. A ogni modo, gli serviva un... Ho anche trovato la componente di un fucile automatico. Era qui dietro. Non so se si trova a caso, a random, oppure in zone specifiche, comunque l'ho trovato qui. Ok, qui vicino alla roba dell'aereo c'è anche una cassa, che apriamo, ovviamente. In teoria ci dovrebbe dare un bel po' di materiali, sì, 65, e scendiamo qui sotto. Ah, ecco, qui c'era dove era rotto, infatti lì c'è anche ancora il falò. Vediamo di esplorare questa zona e di prendere tutti i materiali. Ok, un'altra componente del fucile, forse in questa zona si trovano. E qui c'è un'altra statua che nello scorso video non l'avevo visto, quindi direi di accenderla adesso. Nello scorso video forse la parte l'avevo tagliata, comunque queste porte adesso le possiamo aprire in teoria. Negli scorsi video non potevamo. Nice. E qui dentro c'è
Sono proiettili, utilissimi, un collezionabile e altri materiali. È bardana, una radice usata dagli erboristi campo contro le infiammazioni. Capito. Ok, no, effettivamente non so a cosa serva prendere i collezionabili. Credo che mi dia punti abilità, cioè esperienza più che altro, che poi l'esperienza mi serve per i punti abilità. Quindi effettivamente è meglio se esploro un altro po'. Ah, un altro collezionabile. Per qualcuno doveva essere molto preziosa. Non è mai tornato a casa. Quest'isola si è presa molte vite. Già. Ok. Vabbè, io praticamente per ora vi sto soltanto facendo vedere dove sono la maggior parte dei collezionabili. Così perlomeno se un giorno giocherete, saprete. È il diario di un tipo che doveva spiare la regina, quella che a quanto pare ha poteri sovrannaturali. Comunque stavo dicendo, per ora in questa parte vi sto facendo vedere dove sono tutti i collezionabili. Allora, stavo ancora un po' esplorando, ho trovato un'altra statua che a quanto pare si trovava qui. Ok, che cosa è successo? Sono quasi... Ah, sono arrivato! Credevo che c'era ancora un po' di strada, invece no, ero arrivato, ok. Allora adesso gli spariamo per bene. Tra il fatto che gli ho mancati anche un paio di volte, però vabbè. Su, dai, anche loro due sono morti, accoppiati. E il tipo che devo salvare dov'è là? Ok. Ok, non mancherà molta strada per arrivare da lui. Però ci servirà ancora il rampino. Non so se effettivamente sto prendendo la strada giusta. Credo di sì. Ma io comunque continuo. Qui che cosa c'è? Ok, sì, sono praticamente arrivato. Ma mi sa che qua c'è una zona in più. Un'altra tomba. Vabbè ragazzi, io questa qui ve la taglio completamente. Nemmeno vi faccio vedere il puzzle che ci sarà. Mi prendo i punti, cioè i materiali, ed esco direttamente. Ah, ecco. Sì. Allora, io sono ancora dentro la caverna. Comunque qua c'è un falò. Innanzitutto direi di spendere il nostro punto abilità. Ok, per ora posso fare poco e niente, quindi direi di potenziare questo. Scova tasche segrete sui cadaveri dai nemici per ottenere munizioni aggiuntive. Ci sarà abbastanza utile quando ci saranno combattimenti prolungati. E adesso siamo anche al grado di abilità avanzato. Possiamo adesso sbloccare altre abilità che prima non potevamo sbloccare. Tra l'altro, come avevo già detto, avevo trovato i pezzi dell'arco, quindi lo posso potenziare. Un meccanismo improvvisato che aumenta ulteriormente la cadenza di fuoco. L'arco cambia completamente e io direi anche di sbloccarlo a questo punto. E dato che ci sono, direi di migliorare anche un po' la pistola, così. Ok, ho completato la tomba e adesso posso anche migliorarmi qualcosa. Ecco qui, hai un fisico talmente temperato che puoi trasportare la quantità massima di munizioni. Anche questo qui ci sarà molto utile. Sì, e come potenziamento c'è il culo di Lara. Poi ovviamente completando la tomba ho anche ottenuto un bel po' più di materiali. Quindi direi di fare un altro miglioramento del nostro fucile. Ovvero l'espulsione di gas. Ok, siamo usciti, quindi adesso torniamo alla storia principale. Io direi prima di collegarmi lì che c'è la statua. Nice. Quindi scendiamo. Fatto anche questa parte qui. Così facciamo sto collezionabile. E poi spariamo per di là. Così possiamo definitivamente scendere. E così posso tornare da questa parte. Ok, grandioso. Finalmente siamo tornati alla storia principale. In che senso? Un'altra statua? Quindi ancora non sono nella storia principale? Vabbè, credo che siano in più queste robe. Però sì, effettivamente sto andando nella direzione giusta. Allora, qui mi arrampico giustamente. C'è un altro diario. Ok, il tipo del diario ha detto che se ne vuole andare da Yamatai, dato che ormai non ci faceva più niente lì. Lo so che deve arrivare laggiù, però prima volevo vedere una roba. Qui c'è un piccolo nido. Cioè, è un collezionabile? Credo. Sfida sbloccata, completala per acquisire esperienza. 1 su 5 uova rubate, credevo che era l'unica, invece ce n'è più di uno, ok. Vi ho fatto vedere un altro collezionabile.
Ok, dai, andiamo, Lara. Non credo che sia ancora incastrato lì, e perché mi sa... Sì, immaginavo che si stava per staccare tutto. Vedi di continuare senza perdere tempo, va? Eh sì, vabbè, tanto adesso mi sa che ci possiamo attaccare lì con la piccozza. Ma veramente? Ok, per fortuna ero pronto perché immaginavo che ci saremmo dovuti attaccare con la piccozza. Comunque eravamo già arrivati, non so come abbiamo fatto a cadere, si poteva aggrappare facilmente. Quindi cosa c'è qui? Il tipo oppure è già morto? Ah, e qui è dove ha messo i fumogeni. Lì è dove c'è il suo paracadute. Non credo che sia morto, quindi mi sa che lo dobbiamo ritrovare. Dai, facciamo sta scarpinata, prendiamo sti materiali. Questa qui non è una statua da accendere. Rotto ci ha detto tutto. Tranquilla, troveremo un altro modo per andarcene da lì. Ok. Speriamo. E Sam? È in una specie di antico palazzo giapponese. In che senso? Presentimento. Ma no, non Ci sarà preoccuparti. pure Sta Hitman. lanciando un giretto. Raccontane un'altra, Alex. Fate attenzione là dentro. Mi raccomando. Quindi vediamo di trovare sto tizio, dai. Lara, per caso devi scrivere un altro dei tuoi diari? No, ok, no, niente diari. Quindi possiamo direttamente continuare. Ok, credo che una strada valga l'altra e quindi continuiamo. Infatti sono tutte collegate, però io continuo a prendere i materiali anche se sono nascosti dal buio. Ok, buongiorno. Perché il tipo si è avventurato qui dentro? Qualcuno me lo deve spiegare. Però Lara, non è che mi devi dire cose che io nemmeno so che cosa siano. L'era Kofum. Ma che... Un pellegrinaggio, sì, però magari spiegale bene le cose se le devi spiegare. Una regina. Eh sì, ma anche nel puzzle di prima che ho fatto off camera c'era sto vento, c'è un vento incredibile. Cioè, ci rendiamo conto, sì? Ma che... Cos'ha? Cosa gli è successo? Non ho capito. Esplosivo, vero? Immaginavo. Mi sa che lo hanno usato come bait. Lara, un colpo di pistola in testa ed è finita per sempre. Quanti sono? Beh, vabbè, Madonna. Me le aspettavo che mi arrivavano da davanti, non così. Che cos'era sta roba? Ho sbaglio, sono tipo più grandi del normale, sti cosi. Vabbè, stanno ammazzando tutti. In giapponese. Guarda, meno male che... Non lo capisco. Ma porco che... Ci rendiamo conto dove siamo? Perché noi siamo vivi e tutti gli altri so? Perché ci hanno lasciato in vita? Perché ci hanno lasciato in vita solo a noi, scusa? Cos'era sto rumore? Che siamo tipo il cibo di una bestia, non ho capito. Vabbè, come al solito lo spam di frecce. Ah no, ci dobbiamo dondolare fino a quando qui non si rompe, capito? Secondo me si sta divertendo un botto, Lara. Cioè, inizia a dondolare mentre c'erano un botto di cadaveri. Ma non credo che funzionino così le corde. Vabbè, lasciamo perdere. Oh, durante la nostra avventura sei caduta da altezze più alte. Perché adesso... Perché? Forse hai sbattuto la testa, boh. Comunque andiamocene da qui prima... Giustamente siamo caduti proprio sulla radio. Senti, andiamocene da qui prima che ci ammazzino, ok? Allora, lì c'è un... Sono giganti, sono il doppio di noi. Ok, questa cosa non mi piace per niente. Non abbiamo nemmeno le armi. No, forse le armi le abbiamo. Per ora, quindi, vabbè, pensiamo a scappare. È buona perché io qui non voglio morirci. Magari entrare un po' di più nel buco così non ti vede. Cos'è tipo un samurai gigante? Sto qui se ci attacca è one shot, siamo istantaneamente morti. Senti Lara, vattene e basta. Oh, guarda che sexy sto scheletro, vabbè. Andiamo, andiamo. Com'è bello come sia una situazione di merda, io sono sempre un deficiente.
Vabbè, qui è pieno di scheletri e qui c'è di nuovo, il vento della Madonna. Tra l'altro i topi nemmeno lo sentono il vento, stanno tranquilli. Beh, che dire, ho trovato proiettili di pompa. Quindi ci stanno per dare un fucile a pompa? Beh, lo spero davvero tanto. Credo che Lara sia leggermente ferita. Forse hanno provato ad ucciderla colpendola alla pancia, però non... effettivamente non l'hanno colpita bene nei punti vitali e quindi è ancora viva. Oh, fucile a pompa, raga, fucile a pompa. E prendilo. Sì, sì, ovvio che funziona perché mi hanno dato i proiettili. Ok, figo. Ah, lo devo... Ah, queste barriere l'ho trovate pure prima quando stavo esplorando. Quindi posso, col fucile a pompa, posso distruggere queste barriere, mi vuoi dire? Ho sentito un rumore, come se un colpo di un fucile a pompa non si sentisse. Comunque ho ancora tutte le mie armi. Sono proprio stupidi, mi hanno lasciato tutte le armi. Io direi di salvarmi i colpi del fucile a pompa e usare le altre armi a sto punto. Dato che per ora il fucile a pompa l'abbiamo appena trovato e abbiamo pochi colpi. Però mi sa che questa stanza mi sa di boss battle, quindi mi sa che il fucile a pompa lo dovrò usare. Allora, il tuo gioco si chiama Tomb Raider, che significa che odi le tombe? Gente, sorella, guardia tonante. Possibile che quello di prima. Cos'è, una tomba? Come ha fa? È uguale a tutte le altre figure. Come ha fatto a capire che era Himiko? Ma ora l'hai capito che è Yamatai. Non eri venuta qui proprio per Yamatai. Sì, sai. Apriamo le tombe, sì, freghiamocene. Bello come i capelli sono rimasti. Quindi chi è che dobbiamo affrontare? Perché questa qui è palesemente un'area da boss battle. Lara, io ho paura. Una specie di sacrificio. Orribile. Vabbè, capita. Ma pure in... non era pure in Europa che venivano considerate streghe e le bruciavano? Che sia questo monastero? Io non ho capito come sta facendo a capire tutto, però vabbè. Versa dell'acqua. Perché? Ha donato l'acqua potabile agli esseri umani. Rieccoti, regina. Sì. Guarda, bellissima, bro. Come ha fatto a capirlo, scusa? Oh, spara, spara Lara, spara. Quanti sono? Un botto. Dove sono? Non lo so perché sono invisibili. E morite. Quanti ce ne sono? Ah, ciao, buongiorno. Ok, forse non è un'area da boss battle, ma area da... arriveranno un botto di nemici che dovrei sconfiggere. Vabbè, intanto io prendo i proiettili dai loro cadaveri. Dai, usiamo pure un po' il fucile a pompa, bellissimo. Ok, tu pure morto. Io continuo a prendere le robe dal loro inventario, ok? Ah, qui c'erano pure proiettili extra, benissimo. E sono già finiti? Sembra strano, eh? Ok, però vabbè, io approfitto di questo momento di pausa per ricaricarmi le armi. Ah, eccone una... Ah, lo sapevo che era una boss battle questa. No, non è una boss battle? Se n'è andato? Sarà una bestia del luogo. A quanto pare mi sembrava che lo riuscivano a controllare. Invece no, sono contro. Nice, nice. Ci sarà abbastanza utile se lo riusciamo a sfruttare bene. Però in altri casi potremmo morire malamente. È una campana. No, però non ho capito cosa è. Ah, ecco cos'era. Ci serviva per sfondare la porta, capito? Senti, io sto col fucile a pompa fuori perché se arriva quel bestione credo che un colpo di fucile a pompa in testa non faccia proprio benissimo. Oh sì sì, falò, per favore salva Lara. Grazie. Possiamo potenziare sto fucile a pompa? Sì, credo che... mi sa che ce n'è più uno di quei bestioni e che sta uccidendo un po' tutti. E comunque no, il fucile a pompa richiede molti più materiali del solito, quindi non lo possiamo ancora potenziare.
Nice, apriamo questo e vediamo dove ci troviamo. Qua mi sembra che stia crollando un po' tutto. Che culo che c'hai, Lara, che culo. No, non mi dire che dobbiamo passare così fino là in fondo, no, dai. Lara, ma perché? Perché? Ah, ma a sto punto, se devi andare per forza in bocca a quei bestioni, non possiamo tornare indietro e andare e passare dalla porta principale da dove c'erano tutti i cadaveri, eh? E se qua cadi sei morta. Non mi dire che devo saltare qui. Per favore, no. Ma sul serio, no, 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 no. Se mi fa un quick time io qua sono morto sicuro. Dai, Lara. Aggrappati, sali, sali, sali. Non voglio storie, devi... Scappa subito. Qua, questa qui è una via di non ritorno. Ce ne dobbiamo andare assolutamente. Come hanno fatto a vedermi? Vabbè, qua uso la pistola, no? Ragioniamo. Effettivamente non gli ho fatto rispondere alle mie domande, però vabbè. Allora, voglio vedere adesso una roba. Buongiorno. Ok, no, prima ammazzo sto qui, che già mi ha rotto. Costi col fucile. Ok, ucciso. Adesso voglio vedere un po' te. Un po' te con lo scudo, se riesci a contrastare il fucile a pompa. Bastardo, riesce a contrastare il fucile a pompa. Di sicuro però un fucile a pompa nelle gengive non gli farà assolutamente bene. E infatti gli stunt kill. Ok, recuperiamo un altro po' di materiali e proiettili e ce ne andiamo. Già sono al massimo. Ma vaffanculo, mi hai fatto cagare sotto. Ok, non sono riuscito a finirlo in maniera figa. Comunque, volevo dire... non me lo ricordo. Vabbè, continuiamo. Mi sa che dobbiamo saltare da qui in alto o far cadere qualcosa per aprire quel portellone qui. Che cosa succede se apro? La luce! Il sole! Ok, non è proprio il sole, però vabbè. Credo che adesso se tipo... apro anche questa qui, posso far cadere quella roba al centro, no? Ok, direi che così va bene. Adesso mi sa che ho capito, dobbiamo far cadere quella grossa campana. Adesso noi attiriamo questo qui, così avrà abbastanza... Ecco così, mi sa che lo dobbiamo fare più di una volta, dobbiamo far cadere sta campana. Magari una finestra alla volta. Magari una finestra alla volta? Ok, proviamo. Forse due insieme sono troppe, ok? Quindi se faccio così in teoria va bene. Dai, vediamo. Ah, dovevo prendere le travi, non la campana. Quindi adesso dovrò aprire questa. Io speravo di far cadere la campana direttamente così, invece no. Dobbiamo, adesso che ho aperto quella, devo chiudere questa. Così adesso se lo rifaccio prende quell'altra trave. Dai, dai, dai. Nice. La devo fare un'altra volta? Non credo. Ma sto qui c'ha un arpione enorme. Ok, cerco di evitarlo. Magari il pompa con lui è efficace. Ok, sì, il pompa con questi qua è molto efficace. Quindi mo che devo fare? Allora, io voglio utilizzare un bel po' il pompa, ok? Dato che me l'hanno dato. Quindi io adesso vi ammazzo tutti. Forse lo devo fare per due volte, non una sola. No, credo che così vada bene. Quindi se adesso le apro tutte e due le finestre, ovviamente, in teoria dovrei essere capace di far cadere la campana. Comunque non ho capito perché c'è sto vento fortissimo. Comunque dovrebbe bastare. Ecco fatto. Vediamo di scappare adesso però. Lara, attenta. Tu proprio... Tu, Lara Croft.
e la parola tranquillità non possono stare collegati. Scappa, 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 scappa. Perché i suoi rumori sono così forti? Ah, perché sta fa... Sbaglio, l'audio si è aumentato di un pochettino. Vabbè, io lascio stare. Non mi interessa, per ora cerco di andarmene. Continua, continua. Ok, dai Lara, dai, 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 che... Ok, ce l'abbiamo fatta a raggiungere sto... Sto robo e i suoi versi... Il volume dei suoi versi si è abbassato. Ok, meno male che ero pronto. Dobbiamo distruggere tutte ste barriere. Ah, scusa, ma se non avevo più proiettili, come... come passavamo, scusa? Mi sa che era game over. Lara, questa musica non mi piace. Questi rumori non mi piacciono, scappa. Ok, forse no, forse è un momento di tranquillità. Spero di sì, vivamente. Coricati, riposati, noi qui abbiamo finito. Ma non si era rotta la trasmittente, scusa? Ne avevamo un'altra, a quanto pare. O forse siamo caduti su qualcos'altro. Che cosa ti sta succedendo, Sam? Ah, benissimo. Ma poi come hanno fatto Reyes e l'altro a capire che erano un... Come l'hanno scoperto che lei era in un palazzo giapponese? Sam. Come ha fatto poi a rubarla anche alla guardia? Vabbè, sono risposte che... Cioè, sono domande che non avranno mai risposta. Poi io non so nemmeno parlare, ma quello lì è un dettaglio a parte. Gli altri, quindi anche... Whitman, non lo so... Per favore, dammi un punto di salvataggio, sì. Grazie, gioco, grazie. Grazie. Pare che l'isola abbia in serbo altre brutte sorprese. Dai, vediamo sto ultimo diario di Lara e poi vi saluto, ragazzi, perché questo episodio è stato una bomba. Sì, erano praticamente bestie. Senti come parli, Lara. Sembri tuo padre. Tu sei tuo padre. Facciamo partire la canzone di Star Wars. Ah no, è il copyright. L'unica certezza è che hanno ucciso quella gente e sono convinta che non esiterebbero a uccidere anche me. Ma va? Però ora non devo pensarci. Certo, certo, pensiamo a Fiorellini. Farlo al più presto. Lei conta su di me. Brava Lara, brava Lara. Comunque, prima di chiudere l'episodio facciamo sti ultimi due potenziamenti. E dato che tutti gli altri sono bloccati, l'unico che posso fare sono alcuni di questi qui. E forse una di qua. C'è questa qui. Schiva un attacco e conficca una freccia nella gamba del nemico per azzopparlo e renderlo Raga, aiutatemi, mi serve un logopedista, non so parlare. Schiva un attacco e conficca una freccia nella gamba del nemico per azzopparlo e renderlo vulnerabile a un colpo letale. Credo che questo qui sia un potenziamento completamente valido, quindi prendiamolo. Raga, però sul serio, se state guardando sto video, mettete mi piace. Fate qualcosa, condividetelo, perché mi servono i soldi. Voglio monetizzare, così perlomeno mi posso prendere un cazzo di locopedista. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete like, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!